Facciamo un piccolo recap di tutto quello che è successo. Dopo aver grippato, ho deciso di affidare la mia moto ai ragazzi di Burnout 69, che prontamente si sono messi al lavoro, smontando prima le carene e poi tirando giù il blocco. Ci siamo resi conto che il mio cilindro era praticamente inutilizzabile. Di conseguenza, io avendo già un altro cilindro, ho portato quest'altro, che poi però si è scoperto che non andava bene. E questo cilindro non va bene. Il nostro caro Simone, nonché un ragazzo che lavora all'officina, ha deciso di venderci un suo Rotax 122, quindi perfetto per la mia moto con pochissimi chilometri, il quale è stato lappato e prontamente accoppiato al nuovo pistone Vertex bifascia. Dopodiché siamo andati a regolare lo squish e il rapporto di compressione e infine i ragazzi hanno rimontato la moto. Adesso finalmente è arrivato il momento della prima accensione. Senza tenervi troppo sulle spine, vi faccio già sentire la prima accensione. La moto ovviamente non era carburata, quindi non girava proprio a dovere. Adesso l'ho lasciata un altro giorno ai ragazzi da Burnout, quindi ieri, perché adesso sono due giorni dopo la prima accensione, che me l'hanno carburata a puntino e tutto, quindi adesso è pronta. Bene ragazzi, adesso faremo la mia prima accensione da moto carburata. Che bella, è viva. Ciao Simo, grazie. Ma non sistemato pure il clacson. Manco gli avevo detto. Allora ragazzi, è mattina, sono tipo le 9:30. Io dovrei andare a scuola e siccome ho l'orario che entro alle 9:40, la seconda ora mia è alle 10:20 e spero di arrivare in tempo. Ma prima, giustamente devo fare benzina, quindi sarà la prima miscelata della bimba col motore nuovo. Vi ricordo, pistone Vertex bifascia, ovviamente gravitato. Che bello con la leva della frizione messa bene. Frizione vecchia, frizione nuova. Dicevo, ovviamente pistone grafitato nuovo, bifascia, Vertex, e il cilindro di Simone che aveva pochi chilometri e in più è stato lappato, quindi praticamente è come nuovo. Simone chi è? È uno dei ragazzi che mi ha messo mano alla moto. Augusto mi ha consigliato di fare bei 500 km di rodaggio, quindi ricordiamoci, anzi mettiamo il trip, giustamente già l'è messo, visto che la moto è stata senza batteria. Prima, ma non mi ricordo più come si va in moto comunque, mi sa. Ah, bella reattiva. Tra l'altro mi hanno fatto notare che lo spillo conico che io avevo nel carburatore era quello della moto depotenziata, cioè era enorme, non passava praticamente benza. Che tra l'altro me l'aveva detto anche un ragazzo che mi chiama sempre, mi dà consigli per la moto, però io domani lo faccio, domani lo vedo, non ci ho mai visto. Ora, siccome Maps è il terzo benzinaio che mi dice che c'è e non c'è, questo potrebbe essere un problema. Hanno levati tutti. Ah, che bello, mi mancava il male alla mano per la frizione. Ragazzi, ne ha di coppia sotto di più, Sono praticamente a giri bassissimi. E voi direte, grazie, però io ve lo sto facendo notare. Sì, servito col cavolo, già costa... Ma è 2-1, manco troppo, calcolando di quanto sta sti giorni. Data da un cedoro, dai, mettici di più. 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, 6 euro, a posto, fatto il pieno. Ci mettiamo i nostri bei 10 litri, madonna, 21 euro per 10 litri di benzina. Due anni fa dopo la quarantena stava tipo 1,3. Miscela praticamente al 2,7%, olio pachelo, paneco, non mi ricordo, ecco fatto.
non mi ricordo come si chiama, ma è quello che mi consiglia l'officina e dicono che è il più buono che c'è. Costicchia, perché costa tipo 30 euro al litro, però sicuramente fa il suo compito in un modo egregio. Ora con un'altra pompa a disposizione, questo qua dietro se deve mettere. E vabbè, io mi aspetti. Ci passa, alle 10.46, calcolando che devo stare alle 10.20 a Roma, non è proprio il top, anche perché se arriva alle 10.25 a scuola non mi fanno entrare. Quindi ora, nei limiti del possibile del rodaggio, cerchiamo di recuperare qualcosina. Adesso finalmente mi rifunziona anche il sensore della temperatura, che l'ho ricomprato, un bulbo da 20 euro, 18 euro, però che è importantissimo. Comunque ci tengo ancora a ringraziare i Burnout che mi hanno ridato la moto, tra l'altro nuova, pulita. Gli unici segni del zozzo che c'è sono quelli che io ho fatto io mo per fare miscela, invece se sono dedicati praticamente 2 giornate e mezzo. Sì, direi che quello per un bel po' di tempo lo lasciamo stare, lo lasciamo alla nuova moto, voi che dite? Questa cosa? Cosa? Senti, ma la moto mi sta un pochettino tipo a borbottare quando sale, quando sto tipo a 5-6.000 giri, che è come se si spegne e si riaccende, e mi ha fatto 2 schioppi la candela dallo scarico. Bene, come avete potuto vedere, ci è venuto Augusto in nostro soccorso e ci ha rimesso a posto la moto. Semplicemente la candela interrotta, può capitare. Quindi, come potete immaginare, ormai scuola è bella che è andata. Con la scusa vado a casa e monto il secondo episodio che voi dovreste aver visto esattamente una settimana fa, nonché sabato. Pennellare. Voce del verbo pennellare, si può fare solamente questo perché siamo in rodaggio. Evitiamo di fare gli stronzi perché sennò... No, mi rifà lo stesso problema. Eccolo, eh! Ah, eccoci ripartiti finalmente. C'era un piccolo problemino a qualcosina di elettrico che non ho capito bene che cos'è. So solo che adesso funziona. Stati anche veloci, ci hanno messo neanche 20 minuti a sistemare un qualcosa che è uscito fuori, che può sempre capitare. Soprattutto gentilissimi, perché mi sono venuto a prendere col furgone il tempo di chiamarli, e praticamente erano partiti per 2 volte, perché vi ricordo la prima che mi hanno cambiato la candela e la seconda.